Esposizione meravigliosa nella cattedrale del Museo di Pietrazza, il primo edificio del 1842 voluto da Ferdinando II di Borbone per la costruzione di armi, di opere e soprattutto di ferrovie. La documentazione viene direttamente dalla Scuola Francese dei Ponti e delle Strade, è una riscoperta di materiale in parte inedito, quindi riprende i disegni originali degli acquerelli dell'ingegner francese Armand Joseph Bayard de La Vontrie, l'ingegnere che con il suo sogno venne a Napoli per costruire una linea unica qui nel continente. La prima linea ferroviaria italiana, il tratto Napoli-Portici, esteso poi a Nocera e Castellammare, mette in mostra la storia dei progetti e della sua realizzazione in uno dei padiglioni dello splendido Museo Ferroviario di Pietrarsa. L'esposizione, allestita dalla Fondazione FS Italiane con il patrocinio del Comune di Napoli, immergerà i visitatori in un percorso visivo che riproduce i disegni originali del progetto dell'ingegnere Armand Bayard. Dopo l'inaugurazione di domani e la giornata di domenica, con biglietto speciale a 3 e 2 euro, la mostra resterà aperta fino al 25 aprile. È la prima linea ferroviaria, ricordiamola, d'Italia ed è tutto patrimonio nostro, il nostro patrimonio napoletano, nascendo qui da Napoli, dalla stazione Bayard e ripercorrendo insomma, questo tratto attraverso le varie città. Il grande ingegno, la sagacia nel disegnare una linea di costa che non invadesse troppo i centri abitati e quindi con espropri più semplici riscoprisse questa meraviglia che insomma, è il Golfo di Napoli ma poi che continua all'interno. Questo è un altro primato del mezzogiorno, quindi questa mostra innanzitutto si propone di, appunto, di descriverci questo sogno, un sogno che poi in una notevole misura si è anche realizzato, che poi un po' si è smarrito visto che purtroppo per tanti aspetti il livello infrastrutturale nel mezzogiorno è quello che conosciamo, però credo che poi i sogni servono a questo, a stimolare la voglia di andare avanti, quindi parliamo tra l'altro di un luogo, quello del Museo di Pietrarsa, che secondo me è una delle meraviglie dell'Europa, quindi sta avendo tra l'altro, grazie anche alla direzione e al direttore che si impegnano tantissimo, sta avendo un grande successo, ha superato i 100.000 visitatori, quindi è un asset fortissimo della ripresa turistica di Napoli, è un luogo magnifico per convegni, conferenze, incontri internazionali, quindi questo sogno serve a dare ai nostri giovani nuove speranze.